Policoro, consiglio provinciale aperto nella sala consiliare. Ma prima del consiglio arrivano i trattori. Avete visto un campanaccio attaccato alla benna di un trattore? E questi sono produttori che presenzieranno ai lavori del consiglio provinciale che avrà inizio a breve nella sala consiliare del comune. Giù le mani dall'agricoltura, ormai è un mese che questi produttori sono in lotta. Solo bandiere tricolori. Solo bandiere tricolori, c'è un breve corteo, c'è il sindaco di Policoro Enrico Bianco e il presidente della provincia di Matera Piero Marrese, ci sono. Sindaco, allora ha sfilato con i trattori, adesso a piedi li accompagna qui nella sala consiliare. Sì, il consiglio provinciale aperto, abbiamo voluto sostenere dall'inizio queste rivendicazioni che sono assolutamente meritevoli di essere sostenute in qualsiasi sede, in qualsiasi forma. Fermatevi un minuto, se no non ce la facciamo, scusatemi. Presidente, anche lei, se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna. Sì, accanto ai nostri agricoltori a sostenere delle legittime richieste, la nostra regione vive di agricoltura e quindi non possiamo che non stare accanto a loro, sostenerli in questa battaglia in cui si chiede in questo momento dialogo con le istituzioni a tutti i livelli per poter far fronte a una serie di richieste e dare realmente sostegno ad un comparto che ha bisogno di crescere, ha bisogno della forza di tutti per poterlo fare. Sentite, voi siete due esponenti politici, amministratori, sindaco di Policoro, coalizione di centrodestra, presidente della provincia di Matera, coalizione di centrosinistra, ma insomma, se agricoltori politicamente con chi se la devono prendere, se siete tutti, guarda, con loro? Guarda il vessillo sotto il quale tutte queste manifestazioni si sono tenute, la bandiera tricolore, sono i tre colori sul cuore che ogni sindaco ha e che mantiene gelosamente, per cui non c'è una politicizzazione di queste istanze, quindi tutti i sindaci, tutti gli amministratori fanno bene a sostenerle, perché sono giusti. È d'accordo anche lei, Presidente? Assolutamente, non ci può essere colore politico davanti ad una battaglia che rischia proprio di compromettere il futuro di questo paese. Allora, in breve, domanda sintetica, risposta sintetica, con chi se la devono pigliare questi agricoltori incazzatissimi? Gli agricoltori stanno ottenendo, grazie a queste manifestazioni, dei risultati, sia a livello regionale sia a livello nazionale, penso e spero che lo ottengano anche a livello europeo. Presidente? A noi va solo la necessità di dare delle risposte, poi da chiunque arrivano l'importante è dare delle risposte concrete e comportative. Grazie a tutti, arrivederci.